Pace bene, siamo alla quarta domenica di Pasqua e le tre letture le possiamo unificare sotto il tema della vita eterna. Nella prima lettura San Paolo, rifiutato dai giudei, si apre ai pagani definitivamente e c'è questa universalità, universalismo alla salvezza eterna. Nella seconda lettura vediamo come questa moltitudine, come la Chiesa, è accompagnata da Gesù verso questa definitività di vita eterna e dove ogni lacrima sarà asciugata finalmente. E nel Vangelo Gesù si presenta come il buon pastore. Le pecore lo conoscono e lui conosce le pecore e queste lo seguono, obbediscono. Ecco, è molto importante questa immagine del pastore che Gesù usa. È importante proprio entrando nel contesto di quel tempo, ecco, davvero c'era questa familiarità del pastore con le pecore. Il pastore portava le pecore anche lontano per trovare pascoli in inverno e stava con loro isolato per dei mesi e nasceva questa affezione, questo affetto anche, tanto che dava anche dei nomignoli alle pecore il pastore, tanto era questa familiarità e le pecore lo seguivano, obbedivano, andavano dietro al pastore e poi le riportava all'ovile. Ecco un'immagine bella per noi, noi siamo con Gesù il pastore, noi siamo qui nel pascolo di questo regno di Dio e dove Gesù ci nutre con la sua parola, col suo pane, col suo corpo e ci riporterà all'ovile dove sarà asciugata ogni lacrima, ci porterà nella casa del Padre, questo splendido desiderio che deve essere nel nostro cuore pur vivendo nell'oggi, il desiderio della casa del Padre, di quel posto che Gesù ci ha già preparato. Ecco, allora possiamo dire così, è un guadagno molto grande, perché noi siamo adesso come, possiamo prendere l'immagine di un bambino nella pancia della mamma. Il bambino sente l'amore della mamma, sente le sue parole affettuose e percepisce, ecco, questa sensazione di bene che gli vuole, ma ancora non la vede. Ecco che nel parto il bambino finalmente poi potrà vedere la mamma. Quindi uscire dal grembo è un guadagno. E così sarà per noi. Entrare, passando per la morte, entriamo nella vita, è un guadagno, perché ora sentiamo l'amore di Dio, sentiamo che ci accompagna, che è vicino, che è bellissimo, già straordinario. Ma quando passeremo quella soglia, lo vedremo. Ed è bellissimo. A volte c'è da emozionarsi a pensare a questo incontro, a volte ti batte il cuore, pensare, vedrò Gesù veramente come ci vediamo fra di noi, sarà un'emozione grande. A volte per scherzare dico così, quando muoio e vedrò Gesù morirò di nuovo, è per forza. Colui che ami tutta la vita senza vederlo, e quando lo vedi cosa succederà? Beh, Dio ci darà la grazia. Ecco, comunque, ecco, per dire questa bellezza del ritorno, questa bellezza della vita eterna nella sua pienezza, non deve essere così da noi dimenticata. Allora vi racconto un'esperienza che ho fatto proprio oggi con un malato. Entrando in camera, era malconcio, molto molto pieno d'acqua, tutto gonfio, e non funzionava un organo del suo corpo e gli avevano proposto di mettere un salvavita che in qualche modo aiutasse questa. E lui si era rifiutato, dicendo no, tanto devo essere pronto a tutto.
Ecco, allora per me è stato un aggancio per verificare quanto fosse pronto. Era solo un pronto umano, era un pronto di chi nasconde la paura. Però parlando di Gesù e parlando dell'importanza di essere veramente pronti per quel giorno che dovrà affrontare, credo, perché era un po' marconcio. Proprio parlando di questo, ecco, si è lasciato condurre alla confessione e ha percepito, ecco, questa cosa bella che gli è capitata oggi, questo che è veramente questo essere pronti, la pace con Dio, questo essere pronti quando siamo in pace con Dio, quando con Lui viviamo già qui questa amicizia, questa conoscenza. Ecco, allora gli ho detto, continua a chiamare Gesù vicino a te, non lasciarti prendere dalla forza umana, abbiamo bisogno di Gesù, continua a chiamarlo. Si è convinto a vivere questa amicizia con Gesù ed è stato molto bello, perché questo essere pastori, anche per noi tutti, cioè verificare quanto uno vive con Gesù, quanto è pronto ad essere nella vita con Gesù. Dobbiamo entrare in questo interno dell'altro per capire, non per condannare, per capire, cercare di portare, di elevare l'uomo a Dio. Questa è una cosa molto bella. Questo essere pastori, anche se il pastore vero è solo Gesù, ma noi con Lui siamo dei piccoli pastori, dove conduciamo l'uomo al bene, perché oggi l'uomo nasconde la paura. Tante volte parlando sembra gente allegra, gente spensierata, ma quando vai a fondo escono le lacrime. Ecco, l'uomo nasconde la paura, nasconde il proprio problema. Ecco, essere pronti vuol dire essere liberi, aprire il cuore, aprirsi alla vita, riconoscere anche la propria pochezza, sentirsi bisognosi di Dio. Questa è la grande sfida per noi, che non abbiamo bisogno di nulla oggi, sentirsi bisognosi. Ecco, ricominciamo da qui, pensando alla vita eterna con dolcezza, con bellezza, con gratitudine, pensando alla vita definitiva. E allora vogliamo partire proprio da qui, da sentirci bisognosi di essere accompagnati dal pastore, da Gesù. Sentire questo bisogno vivo dentro di noi. Vogliamo lasciarci condurre e essere un gregge. Quindi con Gesù siamo un gregge, dove condividiamo la vita con le altre pecore. Ci lasciamo salvare personalmente, ma vogliamo anche condividere e cercare di vedere il bisogno dell'altro, cercare di entrare nella vita dell'altro. Il buon pastore è entrato nella nostra vita, se è entrato davvero nella nostra vita, io mi preoccupo dei bisogni dell'altro, mi preoccupo del bene che può ricevere da Gesù e che non ce l'ha. Mi preoccupo di condividere anche un solo momento di amicizia. Mi preoccupo del bene dell'altro. Ecco, allora ci avviciniamo pian piano verso l'ascensione e verso il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo allora ci aiuti a vivere come dei piccoli pastori, come coloro che, come San Paolo, si aprono all'universalismo verso tutti, con gratitudine e bontà. Pace e bene a tutti. Il Signore sia con voi. Vi benedica, benedica i vostri cari e le vostre case, Dio Onnipotente, Padre,
e Figlio e Spirito Santo. Amen.